Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server 2. Oh, questi vlog ci incominciano a piacere parecchio. Esatto, perché tra l'altro li stiamo facendo molto spesso perché stiamo andando a ripescare vecchi commenti, vecchi messaggi, vecchie discussioni su Facebook e su TeamSpeak e stiamo ripescando un sacco di argomenti che ci sarebbe piaciuto trattare durante le recensioni, ma che ovviamente è più comodo trattare singolarmente. Sì. Molti ragazzi quando ci parlano di alcuni giochi ci dicono è molto bello ma l'ho finito in 4 ore. Oppure, non lo so, è bellissimo perché ci ho giocato per un mese prima di esplorare tutto. Sì, diciamo che l'argomento di oggi è la longevità dei giochi. Perché se è vero che alcuni giochi durano tantissimo, è anche vero che ci sono quelli che di controparte magari durano un'oretta e mezza. Ma non per questo sono una merda. E vi spieghiamo meglio, Il Signore degli Anelli dura 3 ore, no? Sì. È un film che ha molti... Il primo capitolo, perché se no ne dura 9, anche 10 con tutte le scene non tagliate. Però è comunque un prodotto che a molti piace. Ma secondo voi Il Signore degli Anelli vi piace perché è lungo? Non è proprio così. Dai, alla fine se andate a leggere poi i libri probabilmente vi durano 2 mesi. È ovvio che poi hanno dovuto fare delle scelte registiche che hanno portato a... ridurre fino ad arrivare a 3 ore, a 9 ore in totale. E la stessa cosa è nei giochi. Non per questo però una storia raccontata in 9 ore può essere migliore, più bella di una raccontata in 3 ore. No, in effetti siamo di fronte al solito dilemma qualità-quantità. E se proprio dovessimo dire qual è per noi il parametro di longevità più importante, si tratta più che altro della rigiocabilità, più che della durata di una campagna. Ci spieghiamo meglio. In Far Cry 3, che è il nostro gioco preferito del 2013, abbiamo notato questa cosa. Se tu sai dove andare, sai cosa fare, se, insomma, puoi farti una giocata alla velocità della luce in 5-6 ore il gioco. Te lo finisci. L'hai bello e fatto. Ma quanto è bello riattivare gli avamposti e andarteli a riconquistare? Sì, diciamo che la cosa bella di quel gioco è, oltre a seguire lo storyline che ci sta in tutti i giochi, sono tutti quei piccoli sottogiochi che ti puoi fare quando vuoi e come vuoi soprattutto. Esattamente, è un gioco che ha la sua longevità insita in un gameplay indovinato, cioè giocarci è così figo e così divertente che tu rigiochi anche la stessa missione, non ti dà fastidio, soprattutto se si tratta di missioni come gli avamposti che tu puoi fare in 20.000 modi diversi. Diversa invece è la campagna di COD. Quante volte ti giochi la campagna di COD? Mezza, perché non la finisco. Esatto, perché è un maledetto tunnel. E allora se la campagna di COD durasse 40 ore, ma tu non potessi rigiocarla perché sarebbe fare le stesse identiche cose. Puoi prendere copertura o a destra o a sinistra, punto, non è che puoi fare chissà che cosa. Ecco che la longevità di un gioco come COD va a sparire, anche se durasse, non dura 9 ore la campagna, 20 ore, dura anche lì 4-5 ore al massimo. Però se ne durasse 20, comunque nessuno lo rigiocherebbe. Sì, nessuno lo rigiocherebbe, esattamente come un Final Fantasy. Tu Final Fantasy te lo puoi giocare seguendo tutta la storyline, magari ci metti 10 ore per farne uno, però non cresci i personaggi, per crescere, per expare, per andare a fare i personaggi più forti devi per forza di cose passare in mezzo all'erba dove ti spawnano i soliti mostri, eccetera eccetera eccetera. Lì, ok, c'è un po' di ripetitività in tutto ciò, però lo fai perché vuoi arrivare preparato all'ultimo mostro, altrimenti non ce la faresti a batterlo, quindi va fatto per un motivo, esattamente quel motivo che manca in un COD Ghost. Esatto, cioè lì purtroppo abbiamo una struttura completamente diversa che è slegata da una crescita, è slegata, addirittura ti mettono in mano le armi all'inizio della missione, neanche le scegli tu, quindi non è che puoi rifarla con un'altra arma, scegli tutto il gioco. Molto meglio un gioco che dura 1 ora ma che puoi rigiocare che un gioco che ne dura 7 ma è un dannato tunnel partenza arrivo. E noi pensavamo un po' di tempo fa che sarebbe bellissimo produrre dei giochi
piccoli, magari ambientati in una sola casa. In una casa, quanto ci vuole a modellare una casa? Sicuramente meno che modellare tutto il sud-est asiatico come in certi giochi, no? Tutti i modelli, una casa e ambienti una bella storia di un paio d'ore in quella casa. Con bei personaggi, un bel doppiaggio, una bella musica, un bel gameplay e lo fai pagare 3 euro. Ma non sarebbe figo avere 20 giochi così piuttosto che spendere 70 euro per COD? Sì.